Allora, intanto colgo l'occasione per ringraziarvi a tutti quanti perché siamo arrivati a un traguardo veramente alto, siamo arrivati a 300 su YouTube e sinceramente non me l'aspettavo perché, come già vi ho detto in un video precedente, io ho iniziato questa avventura così per gioco e di questo sono veramente contenta che stiamo comunque continuando a salire e quindi vi ringrazio veramente ad uno. Grazie. E niente, allora oggi passiamo subito con il nuovo video. Faremo una cosa veramente molto facile e molto carina secondo me. Sto provando a realizzare i cestini con la cioccolata. Allora, ho preso tre misure diverse di contenitori. Allora, non dobbiamo fare altro che, aspettate che ve lo zoom un pochino, che rivestirli di carta stagnola. Allora, in questo modo io con questo farò al contrario. Invece in quest'altro lo farò, come potete notare, l'ho chiuso così nella parte interna e poi ho preso un pirottino di plastica, anzi no, questo è di carta e ne voglio fare uno piccolino. Mi è venuto in mente perché può essere anche comunque un centro tavola magari per poter mettere dentro dei cioccolatini, insomma un'idea un po' particolare perché mi sto un po' cimentando anche nel creare delle cose con la cioccolata ovviamente fusa. Allora, sicuramente ci sarebbe bisogno di una sacca a poche, penso, per fare questa cosa, però io utilizzerò un cucchiaio, voglio vedere, sperimentare. E niente, non dobbiamo fare altro che sciogliere la cioccolata. Io non l'ho fatta a pezzettini perché tanto non ho fretta, quindi la posso tranquillamente far sciogliere. Se non avete tempo la tagliate comunque con il coltello e niente, poi ci vediamo dopo per vedere come viene il risultato. Ciao! La postazione l'ho preparata, vi chiedo perdono se sentite del rumore ma ci sono dei lavori qui fuori. Allora, onde evitare che io sporchi tutto quanto, ovviamente ho messo la stagnola qui sotto e adesso ho sciolto la cioccolata e andiamo.